Ciao a tutti i lettori di Windows Blog Italia da Biagio. Quest'oggi vogliamo mostrarvi le novità presenti nella build trapelata nelle scorse ore in rete e non distribuita ufficialmente agli insider. Stiamo parlando della build 10.134. Dopo tanti anni dal suo esordio, è stato migliorato lo strumento di cattura presente nativamente nel sistema. È stata inserita la comoda funzione di ritardo che permette agli utenti di selezionare il tempo da 0 a 5 secondi prima di catturare lo screenshot. È presente inoltre la nuova app Contatti. Possiamo subito notare l'analogia con la versione smartphone. Ha bisogno ancora di qualche modifica. Selezionando un contatto e cliccando sull'icona della matita, viene mostrata la possibilità di aggiungere un contatto piuttosto che modificarlo. L'unico modo per modificare il contatto è cliccarci sopra con il tasto destro del mouse oppure una pressione con un dito e selezionare Modifica. Nelle opzioni avanzate di Windows Update sono state inserite due nuove voci. La prima riguarda la possibilità di ritardare gli aggiornamenti. Ovviamente scelta non consigliata. La seconda è dedicata agli insider. È ora possibile bloccare la ricezione di nuove versioni grazie all'apposito pulsante. Dall'analisi delle note di rilascio di questa versione, Spartan sembra stia finalmente iniziando il processo di trasformazione in Microsoft Edge, anche se, almeno all'apparenza, non si notano cambiamenti degni di nota. È stata introdotta una nuova icona per l'app mappe, anche se le funzionalità sono rimaste invariate rispetto alla versione precedente. Network Beta invece continua a non funzionare. Attualmente, a differenza della build precedente, viene visualizzato il messaggio Coming Soon. Arriverà quindi molto presto. Considerate le poche novità introdotte rispetto all'ultimo rilascio ufficiale, il probabile rilascio ufficiale della build 10.136 e l'instabilità di questa versione, sconsigliamo anche i più coraggiosi in installazione. È tutto per questo breve video, alla prossima. Un saluto da tutta la redazione di Windows Blog Italia.